Serata agrodolce per il basket italiano in Eurolega per quanto riguarda la terza giornata della regular season. Vittoria esterna, bis esterno per le scarpette rosse per l'Olimpia Milano di coach Ettore Messina dopo il successo in terra transalpina contro il Lyon Villeurbanne nei primi 40 minuti dopo la sconfitta che non ti aspetti, soprattutto alla vigilia, la sconfitta subita dopo un tempo supplementare nell'esordio in terra europea al Forum d'Assago davanti ai propri tifosi contro l'Alba Berlino di Israel Gonzalez del nostro Gabriele Procida, pronto riscatto dopo il successo domenica pomeriggio in campionato a fil di sirena contro l'Happy Casa Brindisi grazie alla tripla quasi da metà campo firmata da Devon Hall. Il finale alla Stark Arena di Belgrado nella bolgia più totale della Stark Arena di Belgrado è 75 a 80 per le scarpette rosse per l'Olimpia Milano di coach Ettore Messina, che adesso potrà guardarsi davanti per quanto riguarda la prossima trasferta all'Audidom contro il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri con più tranquillità, visto anche poi l'impegno sempre lontano il Forum contro i Blaugrana, contro il Barcellona di Šarūnas Jasikevičius. Una squadra completa, una squadra che ha lottato all'interno di questo impianto che riabbracciava l'Eurolega, il Partizan, dopo la sconfitta 100 a 84 in quella Mercedes-Benz Arena contro l'Alba Berlino, dopo il KO subito invece in quella della Fernando Buesa Arena contro la Baskonia per 103 a 96 dopo un tempo supplementare. Terza sconfitta consecutiva per la formazione di Zeliko Obradovic, che si è visto soffiare nella finale la vittoria contro le scarpette rosse. Dopo la tripla da parte di Exum, una parziale di 10 a 0 dal 61 a 62, sul quale si era aperto il quarto e decisivo quarto, un'Olimpia che ha sofferto tantissimo nelle battute iniziali sia del match sia del quarto periodo. Una parziale di 10 a 0 culminato con la tripla da parte di Dante Exum, l'ex Barcellona e Utah Jazz, grande protagonista della serata, soprattutto in avvio di partita. E Exum che regala questo più 9, ma poi la forza fisica di Brandon Davis, grande protagonista della serata con 15 punti, 4 rimbalzi, 2 assist, la tripla di Shavon Shields e sempre la forza, la fisicità di Jonas Voigtmann per il 71 a 69, con il quale l'Olimpia riesce ad aprire, a riaprire la bagarre. L'appoggio per il 73 a 69 da parte di Dante Exum, la tripla della speranza per Kevin Pangos, una tripla davvero molto importante per il play canadese, e poi il 2 su 2 di Shavon Shields con il quale l'Olimpia si riporta avanti sul 73 a 74 senza mai poi mollare il saldo, il comando del match. Un match iniziato davvero nel peggiore dei modi, dicevamo, con la tripla da parte, anzi, prima tanti errori nei primi 2 minuti con i primi due punti da parte del Partizan dalla lunetta con il 2 su 2 da parte di Dante Exum, l'appoggio di Meli per il primo pareggio e poi una parziale di 11 a 0 con il Partizan che vola addirittura sul 13 a 2 grazie alle giocate del duo Exum-Lessort. Lessort che è stato l'ago della bilancia sia in attacco sia in difesa. Poi si scalda ovviamente anche Zach Lidey, era il Partizan del duo ex Olimpia Milano, Zach Lidey, Kevin Panther, ha chiuso con
con la bellezza di 23 punti, 5 rimbalzi, 3 assist in 32 sul parquet. L'ex Zach Lidey, l'ex Zalgiris, 5 su 6 dall'arco, era 5 su 5 fino al quasi al termine del match. La sesta tripla presa sbagliata, quindi davvero una parità strepitosa per il lungo USA. Invece chiude con 7 punti, 5 rimbalzi, 2 assist, 1 su 5 da 2, 1 su 4 da 3. Ha sentito un po' la pressione invece Kevin Panther. Male anche l'altro ex di turno, e James Nalani, con 2 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, 2 punti ad aprire il quarto e decisivo quarto. Bella partita per l'ex prodotto dei Boston Celtics, Jan Madar, 10 punti con 4 assist, doppia doppia per il lungo transalpino Lessort con 12 punti, 10 rimbalzi. Bella partita da parte di Shavon Shields, 25 punti con 4 rimbalzi, 1 assist, 4 su 7 da 2 e 3 su 4 dall'arco, 8 su 8 invece dalla linea del tiro libero, 15 punti con 4 rimbalzi, 2 assist, 5 su 10 dal campo per l'ex Blaugrana. E Brandon Davis, 12 punti, 1 rimbalzo, 1 assist, 2 triple per Kevin Pangos, 10 punti, 1 rimbalzo, 3 assist e un gioco da 4 punti per Billy Barron, per l'ex giocatore della Stella Rossa, una specie di derby personale. Grande terzo quarto per l'Olimpia, che dopo essere andata negli spogliatoi sotto 49 a 41 è riuscita a ricucire ancora una volta lo strappo, ricucito anche all'interno del secondo quarto, quando grazie alla tripla di Voigtman, alle giocate da parte di Niccolò Melli, alle giocate anche da parte di Kevin Pangos, ma soprattutto di Shields e Brandon Davis, l'Olimpia era riuscita a riportarsi sul 35-34, senza però riuscire a completare la rimonta, la tripla di Andusic, le giocate di Zach Lidey e il Partizan che era scappato via nella finale. La tripla di Madar a rispondere alla tripla di Tonut nel corso del secondo quarto per il 49-41, con il quale si era chiusa la prima frazione. Invece la ripresa è iniziata subito con una grande Olimpia in quella della Stark Arena, con la giocata di Shavon Shields, la tripla di Kevin Pangos. Poi c'è da segnalare ancora comunque un grande specialista, Shavon Shields, ma un terzo quarto stellare per Zach Lidey con la tripla, l'appoggio per il 59-55, tripla importantissima firmata da Niccolò Melli per il 59-58 e poi, come dicevamo in precedenza, il gioco da 4 punti firmato da Billy Barron fino al quarto quarto in cui il Partizan scappa, ma poi una parziale di 18-4 regala la seconda vittoria in 3 partite per l'Olimpia Milano di coach Ettore Messina. Per quanto riguarda gli altri risultati, sorpresa alla Sina Erdem Dome, dove i bicampioni d'Europa perdono contro il Valencia 91-92, non basta, Micic da 22 punti, 2 rimbalzi, 8 assist, d'altra parte Dublevic con 20 punti, 5 rimbalzi, 1 assist. Tutto facile per il Fenerbahce contro il Lyon Villeurbanne, 84-63 la finale a Istanbul, 19 punti con 4 con 1 rimbalzo e 1 assist per l'ex Celtics Edwards, 17 punti con 9 rimbalzi per Fall. Vince la Maccabi davanti ai propri tifosi contro il Monaco 78-70, grazie ad una pazzesca rimonta nella finale, 21 punti, 7 rimbalzi, 5 assist per Baldwin. Lloyd dall'altra parte risponde, ma non basta, con 21 punti, 5 rimbalzi, 3 assist. Successo esterno invece all'Audi Dome, dove invece giocherà l'Olimpia giovedì sera. In contemporanea invece la trasferta in quella della Stark Arena di Belgrado per la Virtus Bologna, successo all'Audi Dome contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, 73-84, 19 punti, 7 rimbalzi, 3 assist per Rubit. Il trio Abrines, La Provittola, Veseli invece a regalare il successo al Barcellona di Sarunas Jasikevičius.
vera e propria impresa per l'Olimpia Milano in terra serba alla Stark Arena contro il Partizan di Zeliko Obradovic, la finale 75 a 80. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!